Salve signori, sono Sleepax e se vedete così è perché sto registrando con la GoPro, perché la mia videocamera, questa, non vuole andare perché la batteria va sì e no quando vuole lei. Quindi partiamo con le... Che cazzo c'ha qua? Ah no, è l'obiettivo. Eh no, che non è l'obiettivo. Sì, che è l'obiettivo. Partiamo con le domande, se ce la facciamo. Allora, su Facebook, Domenico Pascale, perché ti chiami SleepaxHD e perché hai incominciato a fare video su YouTube e dove vorresti arrivare? Allora, io non vorrei arrivare da nessuna parte, ok? Quindi partiamo dalla fine. Non voglio arrivare da nessuna parte. Mi piace fare video e quindi faccio per passione queste cose qua. Ho paura che con la GoPro si veda pure la lampada che c'è là sopra, quindi non so come verrà fuori. Comunque, dettagli. Perché ho cominciato a fare video su YouTube, l'ho detto nell'altro Facttime, quindi lascio il link in descrizione o qua, se si vede qua. Sì, si vede qua. E perché ti chiami SleepaxHD? Perché, allora, dovevo scegliere il nome del canale e ho avuto la bella idea di andare a fare un giro in casa e trovare qualsiasi cosa mi sembrasse figa. Per trovare fuori un nome, tipo qua c'è una pila Energizer. Io, cioè, metti quel giorno lì, potevo magari trovare fuori un nome da Energizer, tipo aggiungevo qualcosa a caso, insomma. Ecco, quindi ero in bagno, ho trovato la scatola, cioè ho visto la scatola degli Sleep, ci ho aggiunto una A, una X e poi ho detto, beh, aggiungiamoci anche una H e una D e è venuto fuori Sleepax HD, quindi perfetto, ecco. Quindi nome è proprio epico. Poi Davide Pivaro, dopo tutti questi aggiornamenti di Battlefield 4, pensi che Battlefield 5 possa nascere sulle basi del 4, dato che stanno introducendo un sacco di cose nuove? No, semplicemente perché il 3 aveva avuto un sacco di aggiornamenti, perché anche quello non è che andava tanto bene all'inizio, cioè è anche un po' alla fine, e dopo alla fine hanno sistemato, è diventato un gioco coi controcoglioni. Però quelli della DICE cosa hanno fatto? Non hanno fatto Battlefield 4 dalle basi del 3, cioè non hanno fatto delle cose in modo tale da non commettere gli stessi errori che hanno fatto nel 3. Hanno fatto stronzate a caso, è venuto fuori un gioco che sappiamo com'era all'inizio e sappiamo com'è adesso, quindi secondo me no. Sarà un gioco con bug dappertutto, spero che non sia così, però secondo me non dobbiamo aspettarci niente di che. Poi BO3 RT o Boert LAL, un nome proprio epico. Quanti soldi di batterie spendi all'anno? Allora, spenderò sì e no 10 euro. Perché? Allora, anche meno forse. O uso le Duracell, ste qua, quelle ricaricabili che adesso stanno andando un po' a troia, quindi dovrei cambiarle. O se no, non per fare pubblicità, però uso queste qua che sono le Panasonic, che durano non so quanto, tipo 2 mesi a batteria durano. Tipo 2 batterie mi durano 2 mesi a me, quindi saranno 10 euro sì e no. Quindi poi dipende anche da quanto gioco e quanto non gioco, ecco, quindi forse 10 euro. Poi budget 74.622. Sleepax, ma giochi su Xbox One? Ti hanno già risposto, però no, gioco ancora su 360, forse passo a One e vedremo. Poi Nicomig25. Ciao Sleepax, avrai qualche domanda? Sono 6. Se credi che siano troppo personali, non serve che mi rispondi. Ci mancherebbe, ci mancherebbe. Qual è il tuo nome? Sì, Sleepax. Leonardo. Se dovessi arruolarti nell'esercito, che specializzazione prenderesti? Esempio, aviatore, carrista, tiratore scelto. Allora, io prenderei l'aviatore, perché poi quando fai il congedo, puoi comunque andare a fare il pilota di linea. Quindi non è che sia, cioè dipende, perché non è che sia una bella vita, cioè magari qualcuno dopo un po' a fare avanti e indietro qua e là, poi avere anche una famiglia, quindi è un po' un casino, però è bello, ecco, insomma, visiti posti che, insomma, giri il mondo. E se no puoi puntare anche a fare l'astronauta, perché serve un tot di ore su dei jet, tipo 1000 ore, non so quante, da quel che mi ricordo. Comunque, aviatore. Hai qualche animale domestico? Sì. Ho 2 gatti, che vabbè, 2 gatti, e poi una tartaruga che è fuori, che è in letargo da qualche parte, non so a caso. Poi qualche miliardo di microbi sparsi qua e là per la casa, qualche miliardo di acari della polvere qua e là. Ecco, e questo è tutto. Qualche ragnetto che gira e insomma,
robe a caso. Oltre agli sparatutto, che tipo di videogiochi ti piace? Allora, dipende. Dipende, perché a me i videogiochi, cioè, sono una cosa particolare. Perché qual è il discorso? Il discorso è che ovviamente non tutti riescono a prenderti. Non riescono a prenderti, cioè, nel senso, il videogioco piace quando tu non è che sei in astinenza, però sei così felice a volte di tornare a casa e metterti a giocare con quel gioco che, insomma, cioè, devi sentirtelo che quel gioco ti piace, ok? Cioè, a me per esempio, un gioco che ha fatto sta cosa qua, sta reazione, è stato Halo. L'ultimo che mi è piaciuto un casino era, forse ce l'ho ancora, si chiama, per Windows Phone, quindi non è che, cioè, se c'è per Windows Phone c'è anche per gli altri telefoni, si chiama Doom and Destiny, che è tipo una parodia di Dungeons and Dragons, quindi è figo come gioco, ecco, quindi un po' tutto mi piace, però deve piacermi di brutto, quindi vabbè, non so se hai capito. Passerai alla next gen? Sì, se posso, cioè dipende da come stanno i prezzi. Ultima domanda: come fai ad avere quella mira con l'RPG? Niente scuse, tipo missili con i cheat. Allora, cerchiamo di risponderti seriamente, anche se è un po' impossibile. Allora, per avere quella mira lì, intanto bisogna tenere conto che io la maggior parte delle volte taglio il video, quindi se tu vedi che sparo un elicottero e poi lo tiro giù al primo colpo, in realtà magari nei 3 minuti prima gli ho sparato 70 colpi addosso e non l'ho preso, ecco, quindi a volte no, a volte lo prendo al primo colpo, a volte, cioè, a volte sto lì 20 minuti a sparargli. Quindi, questo è il primo punto. Poi il secondo punto è il culo, cioè bisogna avere fortuna, perché tutte le clip che vedete di qualsiasi persona che spari, che fa un headshot a 20.000 km, c'è anche fortuna lì. E bisogna ammetterlo, cioè bisogna fare questa riflessione qua. Io ho fatto quella kill, però c'è anche il culo che mi ha fatto fare quella kill, ecco. Poi il terzo punto, che secondo me è quello che incide di più, è la coordinazione occhio-mano, perché per giocare ai videogiochi le persone devono avere una buona coordinazione occhio-mano, cioè, perché se il mio occhio vede una cosa che è lì, ovviamente non è che posso sparare lì. Quindi bisogna coordinarsi con la mano e quindi portare il mirino lì. Quindi capite bene com'è il discorso. Hanno fatto uno studio, hanno visto che i mancini sono più portati per i videogiochi. Io sono mancino, lo dico sinceramente, ho notato sta cosa qua che a parità di videogioco, per esempio, faccio un esempio. Allora, a scuola avevamo fatto un torneo su un videogioco. Io non avevo mai giocato a un FPS sul PC e non sapeva nessuno niente di sto videogioco, quindi eravamo tutti a zero. E dopo un po' io avevo già capito tutto, cioè capito, già me la cavavo, cioè avete presente un campo di grano? Il grano erano i miei compagni di classe, o anzi tutta la scuola, perché era un torneo scolastico. Io ero una mietitrebbia di 20 metri di lunghezza, ecco, quindi capite, finivano le partite 56-2 per me, tipo robe a caso. Quindi, insomma, se siccome il mio codice era LIM16, il mio personaggio si chiamava LIM16, se vado a chiedere a quelle persone lì che c'erano quell'anno lì, se si ricordano di LIM16 mi tirano un pugno, quindi... Cioè, ha fatto incazzare così tanta gente che non avete idea. Quindi c'entra anche una questione di coordinazione occhio-mano e che qualcuno è più portato rispetto ad altri. Quindi, ecco. Poi c'è Samuel Facca. Uno, a parte Halo e Battlefield, che giochi hai? Allora, sinceramente ne ho veramente pochi. È da 6 anni o 5 che ho la 360 e avrò... Allora, due colonne così di giochi, solo che... Due colonne, cioè tanto spazio così sia nella prima che nella seconda colonna sono le limited edition di Halo, quindi sono veramente pochi. C'ho FIFA, Gears of War 1, tutti gli Halo a parte il 2, Battlefield 3 e 4 e Mass Effect, Bad Company 2 e 1, basta. Per il resto sono tutti qua. Poi, Stefano Trovò, Slipax, avrei due domande da farti. Come e con chi trascorri il tuo tempo libero? Allora, siccome io in giro vedo robe che si muovono, tipo che sono simili a me, e che molti li chiamano amici, ho fatto conoscenza con qualcuno e tipo li chiamo amici anch'io e vado in giro con loro.
E poi dipende da cosa si fa, perché si può andare a mangiare le patatine, si può... da Master Chips, che è una bestia. E... robe a caso, porca miseria. Cioè, quel che capita, capita, ecco. Quindi, robe, robe. Ti è mai passata per la testa l'idea di arruolarti nell'esercito? Se non teniamo conto degli anni che vanno dalla scuola materna alle elementari, no. Perché alle elementari, alla scuola materna, tutti i bambini facevano questo ragionamento qua. Io da grande farò il muratore, il calciatore o il militare. Le bambine, la veterinaria, l'archeologa o la ballerina. Quindi, no, non mi è mai passato per la testa, insomma, di far ste... di arruolarmi, ecco. Andrea Ercoli, mi piacciono i treni? Non lo so. Se mi rispondi, no. Se non mi rispondi, evidentemente ti piacciono tanto perché ti è passato un treno sopra. Disse, comprerai un PC da gaming oppure vorresti comprarlo? No, perché intanto non posso permettermelo. Perché un PC da gaming costerebbe almeno 600-700 euro, penso. E poi mi trovo meglio con le console perché lì prendi il gioco, sei sicuro che funziona. Invece col PC devi star lì a guardare i requisiti e via e tutto, insomma, non mi piace. Poi, Izer Anvi, questo ha cambiato nome 26 volte, Raptor lo chiamiamo. Caro Slipax, hai pensato di portarci qualche partitina a Softair? Ve ne ho portata una o due, forse. E adesso dovrei iscrivermi a un'associazione, quindi porterei qualche partitina ogni tot, quindi forse ve le porto, insomma, vediamo, ecco. Poi, Xleg Danimet, vabbè. Cosa ne pensi dei player che giocano su console con adattatori che permettono l'uso di mouse e tastiera al posto del joypad, soprattutto in tornei ESL? Lo trovi corretto oppure no, secondo te? Allora, quello di usare una tastiera e un mouse su console in un torneo è per me una stronzata perché secondo me intanto dovrebbero fare controlli, non so come, ma dovrebbero farli. E poi, sì, non è anche per fair play, diciamo, cioè non è leale. Invece, se si parla di pubbliche, cioè in server normali contro persone normali, secondo me ognuno può fare quel cazzo che vuole, ecco, quindi, cioè, se uno vuole usare il fucile a pompa, usa il fucile a pompa, non c'è problema, cioè, a meno che non sia vietato, ecco, dalle regole del server. Se uno vuole usare il mouse e la tastiera, che usi il mouse e la tastiera, sono cazzi suoi, cioè, ovviamente, col mouse e la tastiera non potrà fare cose che col joypad può fare, e viceversa, ovviamente. Quindi, secondo me, è un po' qualcuno, cioè, si può fare quello che si vuole. Nei tornei invece no. Poi, come ti trovi nel clan? Questa la chiede MKMatic. Mi trovo bene. Rispetto al clan che in cui ero prima, questo qua, anche se sono persone, 16enni, 15enni, robe così. C'è anche uno che ha 14 anni, che è ancora in terza media, che è più maturo rispetto a uno, al mio capo blotone vecchio, che ha tipo 16 anni, cioè, o 17. Quindi capite bene di che clan, in che clan ero prima. C'è un clan veramente, sembravano tutte persone serie, poi si sono rivelati tutti bimbi minchia del cazzo. Coerenti come la Madonna che piange. Quindi mi trovo bene con questo clan, mi trovo veramente bene. Ecco, quindi via così. Ecco, questo TechTZ BarananananaxZ. Passerai a PS4? Portaci più video su CV. Allora, passerò a PS4? No, perché mi interessa la One perché c'è Halo, quindi no, non passerò a PS4, a meno che non la vinco, quindi se la vinco ce l'ho. Portaci più video su CV, lo so che vi piacciono, però non è che decido io quando farle, quindi appena le faccio le porto. Poi, ultima domanda, Maya Christian 02. Slipax, lo comprerai Black Ops 3? Come ti sembra oppure COD non ti attira, rimani sempre su BF4? Allora, io sono dell'idea che COD a me, cioè, non piace. L'unica cosa che ho provato di Call of Duty è stato Black Ops 2 e l'ho restituito a quello che me l'ha imprestato il giorno dopo, perché ci ho anche fatto un video se non me l'hanno bloccato. E comunque no, a me cioè Call of Duty non piace. L'unica cosa che mi è piaciuta forse è la storia del 3. Da come me l'hanno raccontata è figa, se me l'hanno raccontata giusta, ecco, perché non so come sia. Però sembra bella come storia, cioè hanno inventato qualcosa che facesse sì che non fosse tanto monotono come videogioco. Cioè, a me hanno detto che nel 3 tu ripercorri tipo tutti i Call of Duty. Adesso, se è una stronzata, li prendo a pugni. Se no, è figo come gioco. Quindi, sì, non mi attira. Resterò, penso, sempre su Battlefield. Quindi, queste erano le cazzosissime domande che mi avete fatto.
Spero che si veda bene con una casa di GoPro, però non lo so. E quindi noi ci vediamo al prossimo video e... niente. Ciao.